Hola a todos, ¿qué tal? Benissimo, io molto bene, ho finalmente finito la sessione estiva e quindi sono qui con nuovi video, vi tartasserò di video. Prima di iniziare questa lezione voglio dirvi una cosa importantissima. Oltre a condividere i miei video, siamo vicinissimi ormai, qualche persona in più, arriviamo ai 1000 iscritti, sto organizzando un video bellissimo, un giveaway fantastico. E vi invito anche a scaricare un'applicazione che potete scaricare da Mac, da Windows, da telefono, è indifferente, che si chiama Ovuo. Metto tutto qui sotto, Ovuo, Ovuo, alla Baris, Ovuo, Ovuo, perché magari voglio creare un gruppo su questa piattaforma nel quale possiamo parlare non solo scrivendoci ma anche video chattando o tanto anche solo con la voce, insomma, non c'è bisogno per forza di postarvi. E quindi sarebbe interessante parlare tutti quanti insieme in spagnolo e provare quindi a fare questi dialoghi andatesi. E vabbè, basta qui, per cercarmi basta scrivere ogni nome e cognome che magari qualcuno di voi lo sa, oppure spagnolo con Beppe. Benissimo, nella lezione di oggi facciamo una cosa importantissima che volevo fare già da un bel po' di tempo. In realtà ho fatto che la faccio oggi, con molta calma, iniziamo con questo discorso. Ed è il preterito indefinito, ovvero la corrispondente al nostro passato remoto, però l'utilizzo che ne fanno gli spagnoli è ben diverso. Infatti, prima di iniziare la coniugazione, vi voglio dire già l'uso, perché è facilissimo in realtà. Allora, indica, come magari in inglese con il past, indica un'azione che è iniziata ed è finita nel passato. Quindi un'azione iniziata e conclusa. Ben diverso è un'azione magari che sta continuando e per la quale utilizziamo il preterito perfetto, se vi ricordate bene. Se non vi ricordate vi metto il link qui sotto, andatevelo a rivedere. Tutte le azioni concluse sono le azioni di ieri, ayer, anteayer, l'altro ieri, e l'anno passato, e il mese passato, il mese passato, la settimana passata, la settimana scorsa. E magari con date, è 1992, per esempio, ayer comí, ieri ho mangiato, ieri mangiai, proprio come si usa solitamente la barletta in giù che si parla sempre al passato remoto, ieri mangiai. Ma se dico esta semana, questa settimana non è ancora finita, quindi esta semana he comido, e uso il preterito perfetto. Quindi questa è la cosa importante dell'uso. Questi avverbi, questi marcatori temporali che indicano un'azione che è finita. Ieri è finito ed è ieri, basta. Adesso vediamo la coniugazione dei verbi regolari. Vi faccio scorrere qui davanti, come sempre, la radice e quella desinenza. Il preterito indefinito è molto semplice perché alla radice aggiungiamo per la prima coniugazione una desinenza. Per la seconda e la terza coniugazione la stessa desinenza. Facilissimo. A me, amaste, amo, amamos, amasteis, amaron. Per la seconda e terza coniugazione è lo stesso, quindi coniugo il verbo comer, comí, comiste, comió, comimos, comisteis, comieron. Adesso passiamo subito agli esempi. El año pasado llegó un chico nuevo a clase. Me encantó conocerlo. Ayer nos divertimos mucho al cine. Anteayer, Paula aprobó el examen con buenas notas. Ayer perdí el autobús. Mi abuelo dedicó su vida a los más necesitados. Adesso vi do delle frasi che voi dovete provare a tradurre. Rafael Azcona visse dal 1926 al 2008. Voi non avete assistito alla cerimonia passata, no? Il mese scorso ho vinto una competizione di ginnastica. Ieri ho mangiato alle 2 del pomeriggio. Nel 1810 cominciò la guerra d'indipendenza. Benissimo ragazzi, questo è il video di oggi, molto breve, spero di essere stato più possibile chiaro e conciso. Ci vediamo prestissimo con nuovi video, tanto ormai ho finito, sono libero solo per voi. Mi raccomando, scaricate l'applicazione Ovuo,
Noi ci sentiamo comunque su YouTube, su Facebook, condividete, mettete mi piace, fatelo conoscere alla nonna, alla zia, ai parenti tutti, agli amici. Ci vediamo al prossimo video. Salve!